David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift. The baffled king composed. Nella chiesa di Santa Marta a Rovellasca, dal lontano 2003, la passione di tanti volontari permette di realizzare ogni anno uno dei presepi artistici meccanici più belli della Bassa Comasca, con numerosi manufatti autocostruiti. Ogni anno si aggiunge qualcosa di nuovo senza mai buttare via il vecchio. Per questo ci sono casette o statuine che hanno anche più di 50 anni. Il presepe in Santa Marta nacque dall'idea del compianto Alfredo Zauli, che negli anni ha saputo tramandare a molti amici la passione per questo presepe, una passione che richiede un impegno quotidiano per oltre 2 mesi di allestimento. Il presepe è reso ancor più speciale da un sapiente gioco di specchi che ne aumenta le reali dimensioni, mostrando scorci e dettagli studiati nei minimi particolari. L'illuminazione del presepe è controllata con un sistema di controllo basato sul DMX, lo standard mondiale di illuminazione nei teatri e nei concerti. Alle spalle di tutto c'è un PC che esegue uno schedulatore a 24 canali. Di questi, 13 sono utilizzati dall'illuminazione LED, 6 sono utilizzati da dimmer digitali che controllano lampadine ad incandescenza e 5 controllano switchback che gestiscono i movimenti delle statuine. Contemporaneamente, all'interno della chiesa di Santa Marta, si svolge un concorso di presepi realizzato dai rovellaschesi nelle proprie case ed esposti da metà dicembre a metà gennaio. L'unico vincolo è l'impossibilità di utilizzare materiale acquistato e quindi non costruito da sé, il che li rende opere davvero uniche. Si vuelta atrás, sin impres, nada en guerra.
szívemen ül a jég. Desde la distancia qué pequeño todo es y las cosas que em dominaban per sempre han fugit. Non è un difetto, è una virtù e non la fermerò mai più. Ne manderò, t'aiuto che Presepe nella chiesa di Santa Marta a Rovellasca è visitabile tutti i giorni festivi fino al 5 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 15 alle 18. Domenica 5 gennaio alle ore 11 è prevista la premiazione del concorso presepe. Niet meer.